Ragazzi, voglio condividere con voi questo video perché quando l'ho visto mi ha colpito molto. Mi capita spesso e penso anche a voi di vedere sui social video del genere nel quale mostrano la violenza sugli animali e quello che sta accadendo all'ambiente e al clima intorno a noi, alla natura e agli animali. Guardando questo video e video come questo, spesso mi capita di pensare: cosa lasceremo ai nostri nipoti, ai nostri figli? Quale animale avranno ancora la possibilità di vedere che non saranno estinti? Quindi il discorso è molto ampio e potremmo parlare a lungo, però diciamo che in questo video vi mostro solamente questa clip che comunque per me è agghiacciante. Ci sono poche parole da aggiungere, quindi vi lascio alla visione. Ok. There's probably 200 or 300 dead walrus on like a half mile stretch of beach here. They're exhausted because they're having to swim 100 miles now to get to food and then coming back here because it's the only place to sleep. They used to sleep on the ice, dive down, eat food, sleep on the ice, easy. And now they're swimming 100 miles, coming to this place, climbing cliffs, and they're just exhausted and falling down and either being killed falling or just crushing each other because there's several thousand crammed onto little tiny bits of beaches. This is the sad reality of climate change. They'd be on the ice right now if they could be, but there's no option but to come to land. And they're just a danger unto themselves. Really hard to watch and witness this. It's just... It's just so heartbreaking.